La città di Acri, nel nord di Israele, è da sempre crocevia e approdo di popoli. Qui sbarcò tra gli altri San Francesco nel 1219. Da allora la presenza francescana è legata a questa città. I francescani erano presenti ad Acri con un convento grande che era il centro della provincia di Tarasanta. Con la caduta della città alcuni frati furono uccisi, altri invece si rifugiarono nell'isola di Cipro e l'isola di Cipro divenne la sede della provincia. Però ci fu sempre dentro ai francescani il desiderio di poter ritornare. La cittadella è il luogo simbolo di Acri, testimonianza imponente della storia crociata. Nella città sotterranea si snoda un dedalo di corridoi, strade, botteghe, la cappella, le sale dei cavalieri. Queste mura il 6 e 7 settembre scorsi hanno ospitato il primo simposio delle missioni archeologiche italiane in Israele, promosso dall'Ambasciata d'Italia in Israele in collaborazione con la Camera di Commercio italiana e l'Autorità israeliana per le antichità. Studiosi di diverse discipline si sono riuniti a Tel Aviv e Acri per un momento di condivisione dei risultati raggiunti e di apertura di nuove prospettive e collaborazioni future. A fare gli onori di casa l'ambasciatore d'Italia in Israele, Sergio Barbanti. Ci è sembrato che questo fosse il momento per mettere assieme tutto quello che si è fatto e pensare a quello che in più si può fare per il futuro. Non solo progetti in comune, ma anche strategie comuni, possibilità di scambi anche di ricercatori, di studiosi. Adesso anche per noi questa è la Terra Santa. Quindi c'è molto molto da dire, molto da fare assieme. Al tavolo dei relatori si sono alternati archeologi, storici, architetti, ingegneri, mostrando la varietà di applicazioni alla ricerca archeologica. Nel lavoro scientifico non si finisce mai. Abbiamo sentito colleghi archeologi che fanno cose incredibili, l'archeologia subacquea, la chimica o addirittura la medicina nucleare applicata alla storia dell'archeologia. Queste cose ormai sono nuovi orizzonti. La custodia di Terra Santa, a cui è affidata la cura dei luoghi santi cristiani, è da sempre un punto di riferimento per l'archeologia. Bisogna cercare sempre di essere all'altezza di quello che è la conoscenza che si evolve continuamente ed è importante essere per questo preparati, è importante seguire le scuole più sviluppate e cercare la collaborazione anche di specialisti. Oggi è il tempo delle équipe, ognuno porta la sua specializzazione e insieme portano ad un risultato.